Stefano Di Grazia si accinge ad entrare per la quarta volta in Consiglio Comunale se ci sarà la vittoria della coalizione guidata da Enrico De Cristofaro. Avrà un ruolo particolare? Innanzitutto devo ringraziare veramente di vero cuore i miei 402 elettori che hanno fatto sì che al ballottaggio, vincendo l'architetto De Cristofaro, io possa ricoprire per la quarta volta di seguito un ruolo nell'amministrazione comunale. Con la Veramente. vittoria di De Cristofaro, la coalizione che ha già stabilito quali saranno gli assessori. Al momento questo non fa parte del programma attuale che ci stiamo accingendo a portare in città. Attualmente stiamo pensando solo a racimolare voti, voti, voti per far sì che il nostro candidato sindaco possa raggiungere a vincere il ballottaggio e quindi insieme a noi amministrare per il prossimo quinquennio la città di Aversa. Questo è un discorso che poi si farà sicuramente dopo, a ballottaggio vinto. Ci si siederà, come sempre si è fatto fino ad oggi, insieme al nostro sindaco e si decideranno un po' i ruoli che faranno praticamente partecipe nell'esecutivo della prossima Ma ci amministrazione. sono già degli accordi, delle intese, diciamo così, delle regole che avete stabilito? Assolutamente nella nostra coalizione non c'è nessun accordo. Ci saranno assessori esterni? Quanto concerne la lista, noi Aversani no, eventuali assessori saranno scelti tra gli eletti. Noi ci siamo posti prima delle elezioni una regola, che gli eventuali assessori che avremo nella prossima amministrazione in caso di vittoria saranno scelti tra gli eletti, a scorrere la graduatoria dal primo a scorrere man mano. Quindi questa è una regola che ci siamo dettati tutti gli amici di noi Aversani. Quindi solo noi avversari, gli altri invece potrebbero avere anche regole differenti. Questa è una domanda che deve fare agli interlocutori delle altre liste. La nostra forza è la coerenza, è la serietà, è l'impegno, non chiacchiere, soltanto impegno serio nei confronti della nostra città. Noi siamo una forza coesa, unita, siamo veramente una forza. La lista Noi Aversani ha ottenuto un buon successo. Come considerate questa avventura che avete voluto dedicare all'ex sindaco di Fondo e quindi era un omaggio che facevate a Saiocco? Devo essere sincero, un pensiero da parte mia e di tutti gli amici di Unione Aversani è andato sicuramente al nostro compianto maestro, che Peppe a noi ha trasmesso tante indicazioni, ha trasmesso il modo di fare politica, ripeto, politica per il territorio. La lista di Aversani ha avuto quello che si meritava, noi abbiamo raggiunto circa 3.000 preferenze, credetemi, e non è stato facile, è veramente da parte mia che sono un po' il più grande, un po' ecco, dal punto di vista anagrafico della lista, un grazie va a tutti, dico a tutti i componenti, consentitemi, della famiglia Noi Aversani, perché noi siamo un gruppo di amici, sembra strano, ma in politica c'è ancora amicizia. E un grazie va a tutti, a chi è stato il primo e a chi ha racimolato poche preferenze. Alla fine, come dico sempre, è il gioco di squadra che vince. Una squadra unita, compatta, e una squadra, come dicevo già nella precedente intervista, quando all'epoca qualcuno diceva che c'era un fuggi-fuggi da Noi Aversani, io dissi Noi Aversani non lascia, ma raddoppia. L'abbiamo dimostrato sul campo racimolando circa 3.000 preferenze e non avendo tra candidati amici del calibro di Francesca Marrandino, Ninì Migliaccio, che comunque sono stati vicino a noi in questa campagna elettorale difficile. Quindi un affettuosissimo pensiero, oltre all'amico Peppe, va a Luciano Sagliocca, veramente una persona eccezionale. Buon sangue non mente, la persona vicina al gruppo che ci ha dato anche lui tanta forza per andare avanti in questa campagna elettorale, ripeto, difficilissima, dove Noi Aversani sicuramente sarà protagonista nella prossima amministrazione. Un grazie a tutti gli amici che si sono Sì, candidati con noi. ma al di là dei ringraziamenti, considerando il numero di preferenze, non sarebbe stato poi più giusto proseguire da soli così come eravate partiti, invece che di associarvi ad una cordata che è stata definita un po' anomala, perché all'interno di quella cordata abbiamo
un po' di tutto. Guardi, Noi Aversani doveva fare da solo. Allora, inizialmente... A un certo punto ha cercato di... si è fatto i conti, si è reso conto che probabilmente da solo non andava da nessuna parte, ma il risultato elettorale dice il contrario. Poteva andare da solo e avere una sua rappresentativa esclusiva. Perché avete scelto di essere insieme ad altri e non da soli? E soprattutto perché avete scelto un gruppo in cui ci sono elementi che hanno creato problemi proprio al sindaco Saiocco, che sono stati contro il sindaco Saiocco quando era in vita e quando era appunto alla guida della città? Non è stata una sorta di tradimento? Assolutamente, trattasi di tradimento. Noi abbiamo condiviso il programma elettorale dell'architetto De Cristofaro. Poi devo essere sincero, la dimostrazione di Noi Aversani in questa coalizione è la dimostrazione palese che insieme si può fare tanto. Quindi lasciamo da parte qualcuno che nella passata amministrazione ha preferito di fare un percorso diverso. Noi dobbiamo guardare al futuro della città, perché tra i tanti amici che fanno parte di questa coalizione ce ne sono veramente tanti e tanti che amano la nostra città. Quindi noi inizialmente avevamo l'idea di andare da soli, poi ci siamo resi conto che sarebbe stata una battaglia persa e, ripeto, abbiamo condiviso il programma elettorale dell'architetto De Cristofaro, che sicuramente sarà un traghettatore con una sua esperienza, una sua cultura e un suo modo di fare per il bene della città. E le dico pure un'altra cosa: in alcuni momenti l'amico Enrico lo vedo con i suoi silenzi, con il suo guardare molto molto simile al compianto sindaco Saiocco. Quindi ripeto, Noi Aversani andrà avanti in questa amministrazione, che ci auguriamo per noi vincente, perché il 19 giugno sono sicuro che la città di Aversa decreterà la vittoria di Enrico De Cristofaro come sindaco di Aversa per i prossimi 5 anni. E ancora un grazie a tutti gli amici che sono stati vicini a Noi Aversani, ripeto, che vedrà sicuramente protagonista la nostra lista adesso, domani e anche per il prossimo futuro. È una lista fatta anche di giovani interessanti, giovani in gamba. Voglio fare un nome per tutti, parlo della neo Sezzala Vittoria al ballottaggio, della carissima Federica Turco, giovanissima ma già piena di esperienza, al quale le vanno i miei complimenti, come allo stesso Carmine Palmieri, a Francesco Sagliocco, a Nico Nobis, a Gianpaolo Bisciotta, a Gianluca Golia, l'avvocato Lampone. Li voglio elencare tutti, pure quelli che hanno avuto pochi voti e hanno fatto sì che con il gioco di squadra, come dico sempre, si vince.